Una delle caratteristiche più importanti, più ricorrenti nell'opera italiana della prima metà dell'Ottocento è il fatto che quasi tutte le scene, i numeri musicali, quindi le arie, i duetti, i terzetti, i pezzi d'assieme, sono divisi in due parti nettamente contrastanti fra loro, due parti che all'epoca i contemporanei chiamavano il cantabile e la cabaletta, due parti nelle quali il personaggio, i personaggi in scena cambiano stato d'animo. C'è un mutamento interiore nel personaggio nel corso dell'aria, nel corso del duetto, se i personaggi sono due. Vi faccio sentire forse l'esempio più famoso in assoluto di questa suddivisione formale, che è l'aria di Violetta nel primo atto della Traviata. Violetta comincia con un recitativo in cui tra l'altro ci dice: gioia ch'io non conobbi essere amata amando, e sdegnarla possio per l'aride follie del viver mio, il dissidio interiore del personaggio. La gioia d'essere amata, le follie del viver suo, queste due parole, la gioia, il gioire, e la follia, il folleggiare, cambieranno significato nel corso dell'aria. La prima parte dell'aria, il cosiddetto cantabile, è lenta, riflessiva, ed è un brano durante il quale Violetta si chiede se non sia proprio lui, Alfredo, quest'uomo che ha incontrato, che si è dichiarato pochi minuti prima, se non sia proprio lui quello che lei ha sempre sognato, colui che l'anima solinga nei tumulti solea sovente pingere dei suoi colori occulti. Questo naturalmente è il linguaggio del melodramma. Sentite il carattere. Questo cantabile si accende nella seconda parte riprendendo il tema d'amore sul quale Alfredo si era dichiarato. Famosissimo naturalmente, il cantabile finisce. Verdi scrive: resta concentrata. E poi, scuotendosi, Violetta cambia stato d'animo, riflette su quello che ha appena detto e dice: follie, follie! Delirio vano è questo? Povera donna, sola, abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi, che spera or più che far de Gio gioire. La gioia dell'essere amata diventa il gioire, il folleggiare di voluttà nei vortici, di voluttà perir. Gioir, gioir. E sentite il modo in cui Verdi rende il cambio di stato d'animo. Delirio vano è questo? Donna, adesso sentite il montare del nuovo stato d'animo, il modo in cui lei progressivamente arriva alla decisione. La seconda parte dell'aria, la parte veloce, la parte contrastante, la cosiddetta cabaletta, cambia completamente il carattere perché è cambiato lo stato d'animo del personaggio. Naturalmente. Ecco, questo è il principio dell'aria italiana, del duetto italiano nell'Ottocento. È interessante il fatto che
Ci sono dei precedenti di questo modo di costruire un brano musicale operistico, ci sono già nel repertorio settecentesco, tardo settecentesco per esempio. Nell'opera barocca normalmente un'aria comprende un solo stato d'animo, è un'aria in qualche modo monocolore dal punto di vista del sentimento. Una seconda aria magari esprimerà un sentimento differente, ma in questo periodo, nella metà del Settecento, per esempio l'opera metastasiana, ogni aria è dedicata ad un affetto, come si diceva. Invece a partire dalla fine del Settecento, la seconda metà del Settecento, i compositori cominciano, e i librettisti, a sperimentare la possibilità di una dialettica dei sentimenti all'interno del numero musicale. Sentite per esempio quello che fa Mozart nelle Nozze di Figaro, nella famosa aria della contessa del terzo atto. Comincia con un andantino e la contessa si sta chiedendo dov'è finita la passione del marito, dove sono quei bei momenti di dolcezza e di piacere, dove andarono i giuramenti di quel labbro menzogner, perché naturalmente il conte sta meditando di tradirla. Rilassato, come sentite, un po' malinconico, avete sentito anche l'intensificazione di quel labbro menzogner. La musica che sale, il ritmo che si fa più serrato per dare questo senso di tensione nel momento in cui la contessa pensa al labbro menzognero del marito. Finisce la parte cantabile, la parte lenta, non c'è una sezione intermedia, quello che nell'Ottocento verrà chiamato il tempo di mezzo, questo non c'è. C'è invece un repentino cambiamento, perché improvvisamente la contessa si chiede se almeno la sua coscienza, se almeno la mia costanza nel languire amando ognor mi portasse una speranza di cangiar l'ingrato cor, e qui cambia di colpo il tempo. Carattere della musica e quindi naturalmente nello stato d'animo del personaggio che sta cantando. Questo modo di procedere è il progenitore in qualche modo della suddivisione della scena nell'opera italiana dell'Ottocento, del primo Ottocento, soprattutto in cantabile e cabaletta. In questo periodo la sezione veloce, la seconda sezione, quando c'era, perché non c'è sempre naturalmente, veniva chiamata invece la stretta, perché si stringeva il tempo, si stringeva anche in qualche modo la tensione, si stringeva il succedersi delle emozioni. Il punto intermedio fra Verdi, che abbiamo visto rapidamente, e Mozart è naturalmente Rossini. Si pensa che proprio Rossini sia il compositore che in qualche modo formalizza questa bipartizione del numero chiuso, la bipartizione dell'aria, del duetto. Rossini molto spesso inserisce, già dalle sue primissime opere, siamo all'inizio degli anni 10 dell'Ottocento, molto spesso queste opere si chiudono, le arie, i duetti si chiudono con una stretta, con una sezione in tempo più veloce. Vi faccio un esempio famosissimo, l'aria di Rosina nel primo atto del Barbiere di Siviglia, una voce poco fa. Thank you.
un certo punto Rosina, che fin qui ci aveva detto una voce poco fa, qui nel cor mi risonò, il mio cor ferito è già e Lindor fu che il piegò, sì Lindoro mio sarà, e a un certo punto si chiede cosa succede, in che modo potrà reagire Bartolo, il suo tutore. Il tutore ricuserà, ma lei insisterà e poi dopo cambia stato d'animo e cambia il tempo dell'aria. All'inizio era un andante, qui diventa un moderato. E Rosina canta, io sono docile, sono rispettosa, sono ubbidiente, dolce, amorosa, mi lascio reggere, mi fa guidare, ma se mi toccano dov'è il mio debole sarò una vipera. Ecco il cambiamento di stato d'animo. Il tempo cambia, cambia il carattere dell'aria. Mi lascio reggere, mi fa guidare, ma se mi toccano. Ecco, il cambiamento è molto netto, credo. Vedete come già nell'opera settecentesca, già nell'opera di inizio Ottocento, la bipartizione, la suddivisione della scena in una parte lenta, più riflessiva, una parte veloce, più accesa, in cui il sentimento del personaggio si fa più intenso, molto spesso con un totale contrasto, un totale cambiamento di carattere, era già diffusa. Ora, molto spesso, naturalmente, il pubblico di oggi non è abituato a pensare a questa ampia arcata, questa dialettica dei sentimenti all'interno del numero chiuso. Quindi a volte noi tendiamo addirittura a pensare che una singola parte dell'aria sia tutta l'aria. Non è così. Vi faccio sentire un esempio, forse il più famoso di questa sorta, come dire, di equivoco formale da parte del pubblico di oggi. Questo famosissimo pezzo del Trovatore. La pira lo rendo fuoco, questa è un'aria famosissima, l'aria di Manrico, della terza parte del Trovatore, e il pubblico molto spesso pensa che sia un pezzo indipendente, invece questa è la cabaletta, la parte conclusiva di un'intera aria, aria che comincia in maniera riflessiva, addirittura in maniera intima, in maniera gioiosa, perché Manrico e Leonora si stanno sposando e quindi l'aria di Manrico comincia in questo modo. Rispetto a di quella pira, perché cosa succede? Finisce il cantabile, finisce questa prima parte, si sentono già i suoni dell'organo in chiesa, l'onda dei suoni mistici, dice Leonora, improvvisamente entra Ruiz, entra uno degli amici di Manrico che gli annuncia il fatto che la madre è stata catturata dagli sgherri del conte e sta per essere bruciata sul rogo, è stata messa sulla pira. Una volta di più la musica cambia, questa sezione intermedia, il tempo di mezzo, fa salire la tensione. Quindi un irrompere improvviso di una nuova tensione che naturalmente provoca in Manrico il cambiamento di stato d'animo. Si dimentica del matrimonio e corre a salvare la madre. Naturalmente
Vedete questo aspetto? Ci spiega anche perché tante cabalette della prima metà dell'Ottocento, tante cabalette di Verdi, tante cabalette di Donizetti in particolare, abbiano questo carattere marziale. Perché rendono proprio il cambiamento dello stato d'animo di un personaggio o di più personaggi da un atteggiamento riflessivo a un atteggiamento invece improvvisamente veemente, attivo. Qualcosa è cambiato che fa completamente cambiare la situazione.